Allora, per quanto riguarda la prima traccia, il mio ruolo è introduttivo, perché poi toccherà Mario Renosio, direttore dell'Istituto Storico della Resistenza e Società Contemporanea di Asti, autore con Michele Ruggero di un volume pronto qui prima linea, uscito nel 2014. Michele Ruggero conoscete come giornalista della redazione regionale del TG3. A lui il compito di un approfondimento, a me il compito di spiegarvi molto brevemente quali sono state le riflessioni del gruppo di lavoro che da giugno, diciamo nel mese di giugno, ha redatto la bozza delle tracce che oggi esponiamo. Sul discorso terrorismo il gruppo di lavoro si è interrogato in effetti sul tipo di impostazione da dare alla traccia, perché l'argomento chiaramente di strettissima attualità, ma attraverso una serie di ragionamenti, di decantazione, possiamo dire, si è ritenuto importante storicizzarlo e contestualizzarlo nella storia italiana, principalmente quella degli anni 70 e inizio anni 80, dove troviamo l'epicentro di questo fenomeno. Nella redazione della traccia, per la quale è assolutamente doveroso citare anche il lavoro svolto da Enrico Manera dell'Istoreto, nell'elaborazione della traccia voi trovate alcune definizioni che possiamo dire canoniche rispetto al fenomeno del terrorismo. E mi soffermo in particolare su questa che compare anche nel titolo, Gli anni di piombo, per così portare un elemento di riflessione che poi da un punto di vista critico potrà essere ripreso negli approfondimenti formativi, perché in effetti noi tendiamo a immaginare quella stagione, a classificarla in questo modo come anni di piombo, ma riflettendo criticamente su questa definizione dovremmo renderci conto che con questo noi presentiamo una parte per il tutto, perché in effetti, cioè, gli anni di piombo portano più a pensare a una certa categoria del terrorismo, escludendo quella dello stragismo, ad esempio. Quindi potrebbe essere effettivamente più produttivo chiamare questi come gli anni del piombo e del plastico, ad esempio. Questo sbilanciamento dal punto di vista terminologico lo troviamo anche nelle fonti, perché noi abbiamo molto più materiale sul terrorismo rosso dal punto di vista dei memoriali, delle testimonianze e anche dei materiali d'archivio rispetto a quello dello stragismo, dove ci sono molti meno pentiti, molte meno testimonianze e ci sono dei lati molto più oscuri, molto più difficili da scovare. Questo elemento si ripercuote poi anche sulle stesse sentenze dei tribunali italiani. Qui noi, diciamo, un po' bypassando quelle che sono a rigore di giustizia alcune delle sentenze, abbiamo in effetti delineato la presenza di un fenomeno storico che ha le due facce, quelle del terrorismo rosso e quello del terrorismo nero, perché indubbiamente al di là delle sentenze del tribunale di primo o secondo grado della Cassazione non possiamo ovviamente accettare che quando si arriva a chiedere agli studenti di oggi chi sono gli autori della strage di Bologna si risponda le Brigate Rosse in generale. Per questo ci è sembrato importante portare l'attenzione su questo tema in una stagione appunto in cui il terrorismo purtroppo ha una sua attualità con naturalmente delle manifestazioni profondamente diverse, ma in cui appunto è assolutamente necessario cercare di forzare un po' anche quelli che sono i programmi scolastici. Io ho avuto qualche osservazione da parte di colleghi che mi dicevano: ma è una traccia difficile perché non ci arriviamo a trattare quel periodo. Proprio al contrario, dobbiamo ribaltare il discorso, nel senso che questa traccia consentirà di arrivare a trattare quel periodo. Quindi ci sarà un lavoro degli studenti
che potrebbe andare in questa direzione. Un lavoro degli studenti, ed è l'ultima annotazione prima di lasciare la parola a Mario, che potrebbe ripercorrere quella che è stata l'impostazione da un punto di vista metodologico di una traccia che l'anno scorso ha avuto un discreto successo nelle scelte, no? Quella sui luoghi della memoria, perché ormai anche nella toponomastica nostra, delle nostre città, questo tema del terrorismo è un tema presente. Ci sono delle vie, delle piazze, ci sono delle lapidi. Quindi, ecco, diciamo, cercare di adattare il metodo che abbiamo esplicitato l'anno scorso sui luoghi della memoria di prima e seconda guerra mondiale, applicarlo a questa stagione potrebbe essere, ripeto, naturalmente resta la più ampia libertà per tutti i docenti di trattare con i loro gruppi come vogliono il tema, però ecco, mi permetterei di suggerire un approccio di questo tipo. Chiudo perché Mario ci porterà dentro il tema in maniera più profonda e quindi lascio a lui la parola.